Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, Mikrofonprobe. Hört man gut? Ja gut, dann lass es ja so. Was sagst du? Ja gut. Und die werden nachher losschauen, kochen und so. Wegen? Ich schalte noch ein. Ah ja, ja. Ja, jetzt schalte ich auch bald. Soll ich schalten lassen, Pauli, die Aufstellungen machen? Ja, ja, lass ihn schalten. Meine Damen und Herren, schönen guten Nachmittag und willkommen zum vierten Spieltag der Rückrunde Handball-Serie A1 der Damen. Signore e signori, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti al quarto turno del girone di ritorno della Serie A1 femminile di pallamano. Oggi la partita è SSV Brixen sul Tirol contro Casalgrande Padana. Presentiamo le squadre iniziando proprio dalle nostre ospiti con il numero 1 Elisa Ferrari, 8 Francesca Franco, 9 Giardi Agnew, 10 Elia Furlanetto, 12 Nadia Bordon, Willkommen in Brixen, 13 Sara Apostol, 14 Simona Artoni, 15 Chiara Rondoni, 16 Valentina Bonaccini, 17 Margherita Rossi, 19 Marianna Orlandi, 20 Emma Baroni, 24 Naomi Marquez, 26 Giulia Mattioli, 33 Gaia Lusetti, allenatore signor Marco Agazzani. SSV Brixen sul Tirol, Mita Domacht, Andrea Edo. Benvenuti ad assistere a quello che può definirsi l'incontro clou di questa quindicesima di campionato tra il Brixen sul Tirol e il Casalgrande Padana. È Paolo Cestari che vi parla qui dal Palasporti Bressanone. Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia di Riccione, che ha visto trionfare tra l'altro anche i maschi dell'SSV Brixen e il campo femminile, quella dell'Erice. Le due squadre che si affrontano quest'oggi sono attualmente seconda, rispettivamente sesta nella classifica.
divise da soli 3 punti e in piena corsa per classificarsi tra le prime 4 al termine della regular season. Pronostico direi del tutto aperto. Infatti, se le brissinesi avranno il fattore campo dalla loro, dovranno per converso continuare a giocare senza le gravi defezioni di Beverly Negyanruba, Barbara Nothurster e Nelly Habicher a dare man forte alla squadra. È tornato Nadia Apfalterer, già parte della squadra che 2 anni or sono ha vinto lo scudetto e che attualmente è in maternità, e ovviamente anche la nuova arrivata, la cubana Rosa Leal Armenteros, che gioca in posizione di terzino destro essendo mancina. Vedremo come il Brixen reagirà dopo l'eliminazione semifinale di Coppa Italia ad opera del Cassano. Anche il grande è reduce della Coppa Italia, dove ha dovuto soccombere già ai quarti la squadra del Salerno. Brixen dunque in possesso di palla con Giorgia Di Pietro, che funge da regista a Shana Armenteros. Bellissimo servizio di Giorgia Di Pietro. Però c'è un duplice intervento di Elisa Ferrari, che prima dice di no alla Lavelli e poi a Sara Hilber, che si era accapparata la palla. Nulla di fatto dunque in questo primo attacco del Brixen, grazie a una strepitosa Elisa Ferrari, che si sa quando si trova in giornata può essere un baluardo insormontabile. Ilaria Furlanetto invece è proprio il Casagrande che apre le marcature. Giorgia Di Pietro cerca di servire già da Babbo con un passaggio alla cieca che finisce abbondantemente sul fondo. Nulla di fatto dunque e Casalgrande che torna in fase di attacco. La Furlanetto con il numero 10, entra a penetrazione Margherita Rossi con il 17, fermata da Rosa Armenteros. Gran tiro del numero 24 Marquez. Siamo sul 2-0. Fallo sul fronte opposto su Leal Armenteros, numero 70 del Brixen, in posizione di terzino destro, che ha tentato la conclusione in elevazione. Giorgia Di Pietro, bel servizio per Loretta Lenni, che contrariamente a come si era cimentata in quel diricione, oggi pare molto più concentrata e sicura delle conclusioni. Siamo dunque sull'1-1. Anzi, scusate, sul 2-1 Brixen dunque, che accorcia il parziale adesso a favorevole del 2-0. Furlanetto, si alza la Furlanetto. Marquez, Furlanetto. Già da Babbo che ruba palla, però poi deve resistere per la prima fase perché le sue compagne non sono pronte. Palla Andrea Eder, che cerca di alzarsi in elevazione, non ci riesce per il ricevimento repentino della Marquez. Allora c'è il cambio, attacco difesa tra Di Pietro e Eder. Il
fallo non rilevato dalla coppia arbitrale. C'è fallo sul fronte opposto di Giorgia Di Pietro. Questa volta gli arbitri ravvedono il fallo e danno i 9 metri. Già eseguito, palla che dal numero 17 viene servito all'ala, che non si fa fregare e aumenta sull'1-3. In cabina di regia Arquez, Furlanetto, Rossi, mano del passivo alzata, si alza la Marquez, questo con un gran tiro sorprende Monica Prinster. Ora Casagrande dunque parziale 4-2. Difesa avanzata su Ronde Mazzara. Converge al centro anche Giada Babbo. Gioca dunque il nostro più bel passaggio per Sara Hilde. E il tiro della Armenteros finisce fuori bersaglio, bravissima Giada Babbo, intercetta il contropiede degli ospiti e va a sua volta via in contropiede. Bellissimo servizio della Solves a Sciana, questo si fa parare il tiro da Elisa Ferrari, pur tutta sola davanti alla porta. Inizio in gran spolvero, Elisa Ferrari già nota in quel di Bressanone per le imprese di qualche anno da solo nelle file del Salerno. Casalgrande che si presenta dunque molto deciso qua in questa partita esterna, consapevole della possibilità di entrare ancora nelle prime quattro che si contenderanno lo scudetto. Sfondamento, schiata la Furlanetto, lì ancora il Dixon. Ancora una grossa occasione fallita da Leal Armenteros, tutta sola davanti alla Ferrari. Era necessario che la nuova arrivata aggiusti un attimino la mira, perché presumibilmente nel proseguo della partita la difesa ospite sarà sicuramente più attenta alle sue incursioni. Furlanetto, servizio della Furlanetto al pivot numero 8 che però non riesce ad accaparrarsi la palla. Furlanetto, Marquez, Rossi, Marquez in scavalcamento. La palla viene intercettata dalla difesa, ancora la Marquez, tornata fallosamente. Mano del passivo alzata e blocco della difesa, c'è 9 metri, sempre sotto passivo Furlanetto e questa volta il tiro della Furlanetto viene bloccato dalla difesa di Silese. Asciana, Carababbo, servizio per la riesce ad andare al tiro, però c'è invasione d'aria e la palla passa nuovamente alla squadra ospite. Fallo della Eder sul numero 17 Margherita Rossi. Inizia il fulmicottone grazie a un piano grande, intanto che remissivo è deciso a portarsi via i punti qua dal Palasport di Bressanone. Marquez, Furlanetto,
Rossi, finta della Rossi, che riesce ad incunearsi tra la Armenteros e la Hilbert, sempre la Rossi e la Furlanetto. Fondamento trovato dall'arbitro di campo. Hilbert. Il tiro della Armenteros è appannaggio della Ferrari, però c'è stato un fallo in precedenza. Palla dunque che viene restituita alle padrone di casa. Sotto Salana che piano riesce a riprendere le sue prestazioni prima del suo intervento chirurgico. Ed è decisamente sfortunata anche il numero 70, Leal Armenteros, perché questa volta il suo tiro ben piazzato lambisce il palo alla sinistra della Ferrari. È un po' di tempo che il punteggio è bloccato sul 2-4 quando siamo giunti al decimo minuto del primo tempo. Rossi, Furlanetto, Marquez, Rossi ancora finta della Rossi, che poi alla palla alla Marquez, il cui tiro viene deviato dalla difesa in angolo. Campo adesso anche Francesca Franco col numero 8 che si cimenta nel ruolo di pivot. La Furlanetto cerca di scavalcare la header, non vi riesce. Questa volta un errore di passi non rilevati. Dunque Casalgrande riesce a realizzare il suo vantaggio. Sono discussioni dell'allenatore Uvinesi, impegnato con il commissario di campo. Purtroppo proprio in questi ultimi giorni sono numerose le proteste nei confronti dei vari direttori di gara. Pietro Appalpere. Ferma fallosamente la Sondes Asana. Gli arbitri rivelano dei passi secondo me inesistenti. Palla nuovamente alle ospiti. Furlanetto, Marquez. Gran tiro della Marquez che mette la palla all'incrocio dei pali. Ancora 2-6. Passivo decisamente ragguardevole, induce l'allenatore Lessing a chiedere il primo time out di questa partita nel tentativo di rimettere un po' di ordine nelle idee delle sue ragazze. Si riprende con il Bressanone in possesso di palla. Apfalterer rimette in gioco per Giorgia Di Pietro. Via
dialogano, ripeto, a Sana e a Falter. Giada Babbo serve alla perfezione Sara Hilver, che ingenuamente tenta di superare la Ferrari con un pallonetto che è facile appanaggio dell'estremo difensore ospite. Ancora Casagrande, dunque, con il numero 17 Rossi Margherita. Furlanetto adesso sulla posizione di terzino sinistro, la Marquez. Partecipa alla manovra anche la Franco. La Rossi che trova la strada sbarata. Fallo di Abfalter sulla Franco, con Briggs infortunato in questo frangente a non vedersi dominare un tiro dai 7 metri. Si alza la mano del passivo. Franco Marquez, questa volta questa è pronta a parare e poi soprattutto a lanciare la Giada Babbo, che però trova ancora una volta Elisa Ferrari pronta a dirle di no. Troppe le occasioni buttate al vento da parte delle padrone di casa, che si andranno avanti di questo passo, non fanno altro che esaltare la già eccellente prestazione offensiva della squadra ospite. Rossi, scavalcamento, fallo, però c'erano in precedenza anche i passi. Gli arbitri optano per i 9 metri già eseguiti dalla Franco a favore della Rossi. Furlanetto che serve perfettamente il pivot e c'è una ammonizione sacrosanta questa volta a carico di Nadia Abfalter-Rea di aver stratonato da dietro proprio il vice capitano Francesca Franco. Sono veramente poche, per non dire pochissime, le segnature del Brixen, 2 in 15 minuti, mentre il Casagrande è già andato a segno per 6 volte, punteggio basso comunque, dovuto grazie anche a difese alquanto attente in questo primo. Abfalter, ancora una volta la Ferrari dice di no e inventa il passaggio magistrale a favore del numero 14, Simona Antoni. 2-8, passivo decisamente Antoni, notevole, con un Brixen che non riesce a trovare il bando della matassa. Quello che solitamente è il gioco del Brixen, ossia i velocissimi capovolgimenti di fronte, sono proprio l'arma quest'oggi delle ospiti di Casagrande. Giada Babbo! Accidenza di gol che, come detto, dura ormai da 10 minuti. Casagrande in inferiorità numerica, che si avvale, come ormai è usuale, dell'extra player, dunque una giocatrice di movimento in più con la porta sguarnita. Rossi, Marquez, finta della Furlanetta che passa la palla a Franco, numero 8 pivot, che viene fermato dalla difesa, 9 metri già eseguito.
la Marquez, la forza della natura, riesce a scardinare la difesa, però rompe il Brixen che il suo tiro finisce oltre la traversa. Hilbert, e la Hilbert si diletta in un altro, in un'altra conclusione balorda, centrando in pieno il primo palo. Spiace dirlo, ma con una percentuale di realizzazione così bassa sarà difficile vincere una partita, soprattutto contro una squadra ospite ben inquadrata che gioca senza errori tecnici. Si tratta casomai di vedere fino a che punto brutto fallo dell'Abfalterer, e adesso bisogna anche dire che i due minuti ci stavano tutti. Questa volta in aria Furlanetto, in linea Furlanetto, scusate, sbaglia la sua conclusione mandando la palla sul montante destro della porta difesa da Francesca Lupin, che è subentrata a Monica Brunster, poco fortunata in questo inizio. Con fallo della Marquez che colpisce in faccia a Giada Babbo. Anche qua i due minuti ci starebbero tutti, quantomeno alla mia, secondo la mia modesta opinione, e così è. Decretano due minuti per Naomi Marquez, la straniera. Due minuti al numero 24 di Casagrande Marquez. Intanto Giada Babbo rimane a terra, colpita in faccia. Si prolungano le cure del medico a favore di Giada Babbo. Speriamo che non abbia risentito più di tanto. Giada Babbo è una giocatrice che non è nota per fare delle scene in caso di falli che nei suoi confronti vengono spesso effettuati proprio per la sua velocità a sgusciare tra le difese ospiti. Poco tempo addietro, proprio nella partitissima di Brixen-Fasano giocata il 23 di dicembre, gli arbitri non hanno esitato a estrarre il cartellino rosso per un fallo analogo a quello perpetrato dalla Marquez nei confronti della Babbo. Però si sa che questo è proprio uno dei problemi che affliggono la nostra classe arbitrale, quella di interpretare in modo molto diverso situazioni analoghe o comunque simili. Giada Babbo deve lasciare il campo, speriamo sia soltanto un'uscita temporanea e che la valorosa giocatrice brissinese della nazionale possa al più presto riprendere il suo posto in squadra. Il suo posto adesso è entrata Sofia Kiesenhofer, se non sbaglio, una giovanissima, un posto da dietro. Sahara, la giocatrice tunisina, all'inizio campionato, che ha iniziato la grande il campionato tenendo per mano la sua squadra, poi purtroppo c'è stato l'infortunio che l'ha tenuta lontana per quasi due mesi dalla squadra, e ora solo lentamente riesce a riprendere la forza, la sua forma di allora.
attacco, bellissimo servizio. Della tifoseria locale di una rimonta del parziale che infatti sta venendo 5-8, sempre 3 ancora le reti di vantaggio delle ospiti quando siamo arrivati al 20° minuto del primo tempo. La conclusione di Margherita Rossi è fuori bersaglio, però giustamente gli arbitri hanno interrotto il gioco per un fallo sulla stessa giocatrice. La Marquez adesso è marcata a vista da Nadia Affalterer. Furlanetto che sbaglia il passaggio sulla Marquez. Dixon nuovamente in possesso di palla. E sotto incessante tifo del numeroso pubblico a corso, pare dico che le ragazze di Udinese riescono a trovare nuovamente qualche occasione per andare a rete. Nadia Affalter, c'è il socio che però non si sente di tirare il servizio della Di Pietro sulla Vegni e fuori misura, va via allora il Casagrande con la Furlanetto, numero 8 Franco Rossi. Questo è il solo fallo sulla giocatrice ospite, su Orlandi in particolare, la Marquez che adesso c'è Lezione, Irene. No, anzi la Marquez è il numero 24. Al centro d'attacco adesso vediamo i Manu. Nina Affalterer, Team 6 su 6-8, Nina Affalterer, Team Time Out chiesto adesso dall'allenatore Marco Agazzani, conscio ovviamente che la sua squadra sta subendo ovviamente il ritorno. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli al tuo tesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi, nostra natura. Tornare in campo sarebbe una perdita troppo severa, quella di dover proseguire la partita senza Estrosa alla sinistra. Ormai di casa Bressanone è qua al suo quarto anno, che già tante soddisfazioni ha dato alla squadra di Hidi Messi. No, che ci sfida a noi tre, il numero 33, Kevin in house. Iamu, il numero 39, Charity Iamu, che dietro a Elenia Furlanetto è la seconda miglior marcatrice della squadra ospite. La palla finisce di molto oltre il traverso, però uno dei due arbitri ravvisa un fallo da 2 minuti e manda in panchina il numero 11 Nadia Affalterer, proprio nel momento in cui le brissinesi stavano nuovamente prendendo confidenza con il risultato. Adesso si
vennero costrette a giocare in inferiorità numerica, fece, manco a dirlo, l'extra player, porta guarnita, speriamo che non ci siano passaggi sbagliati. Sondes, Hachana, Giorgia Di Pietro, Gianna Mambo. Tornata in perfetta efficienza, assigliare il meno 1, 7-8, 6 minuti e mezzo, alla fine del primo tempo. Una rete quanto mai importante, anche perché conseguita in inferiorità numerica. Il numero 14 Simona Artoni, ci sono però contestualmente anche due minuti per Elisa Sozio proprio per il fallo sulla Artoni. Sono due dunque le giocatrici in meno per il Brixen, che adesso si vedono a dover affrontare gli ultimi sei minuti in doppia inferiorità numerica. Precisamente ancora 57 secondi per l'una e 1,58 per la seconda. Vedremo come se la caveranno. Giada Babbo che punta la difesa ospite. C'è un'infrazione d'aria di Violetta Vegni rilevata dall'arbitro. Adesso la difesa si fa ovviamente difficile. Casal Grande che riesce non senza difficoltà a mantenere il possesso della palla. C'è un intervento del commissario Di Carpo, sollecitato, che sollecita gli arbitri a mostrare il cartellino giallo all'allenatore Lessing, che deve stare attento perché rischia effettivamente altri due minuti che servono deleteri in un momento in cui la squadra già deve giocare in doppia inferiorità numerica. Grande parata di Francesco Lucchini, a parare il violentissimo tiro proprio della Marque. È rientrata una giocatrice del Pixel. Mancata a uomo Sasana Hondez. Tentativo di Gianna Babbo penetrare nella difesa ospite, questa volta il tiro della Babba in doppio appoggio viene bloccato dalla difesa ospite e va via ancora il Casagrande a cercare di andare a segno negli ultimi 20 secondi scarsi in cui si trova in superiorità numerico. Rientra la Furlanetto. Laiamu, ancora Laiamu, Furlanetto, servizio per l'ala e c'è ancora un intervento degli arbitri per un evidente fallo questa volta sull'ala avversaria. Gli arbitri stanno consultando, non è un buon segno perché probabilmente ci sarà un cartellino rosso. Infatti cos'è? Il cartellino rosso per Giada Babbo. Piove sul bagnato. E quello che avevo preventivato prima è avvenuto, infatti anche per l'allenatore Rubin Lessing. Adesso ci sono due minuti. Lasciamo stare la prestazione arbitrale, fatto sta che anche la panchina, in primis l'allenatore
devono mantenere quelle regole di correttezza che sono necessarie per giocare in tranquillità una partita. 7-9, altri due minuti per il Brixen e rigore per la squadra ospite. Numero 10 Furlanetto sulla palla. Ecco che si può finalmente riprendere il gioco. Serve un altro miracolo della Lukin. Questa volta Furlanetto sbaglia il tiro. Spesso, come si suol dire, le punizioni ingiuste non valgono a portare il frutto sperato. Abfalterer, Hilbert. Di Pietro, Abfalterer. E il Casalgrande approfitta della porta vuota. Anche questa volta discussioni a non finire, perché c'era un evidente fallo sulla Nadia Abfalterer, non rilevato. Spiace dirlo, ma questi due signori qua stanno sfalsando decisamente la partita. Giorgio Di Pietro, Abfalterer. Adesso c'è un fallo del numero 8 Franco su Violetta Vegni, due minuti, il rigore per il Brixen. Sulla fatidica linea si porta Sonde Sahana, vedremo se riuscirà a superare Elisa Ferrari, che come dicevamo oggi è in gran forma. Sempre ancora il Brixen in 4. Per la verità anche la squadra ospite con una giocatrice in meno. C'è un fallo sulla giocatrice ospite. Giustamente questa volta gli arbitri decretano il rigore. Questa volta al tiro ci va. Il numero 8 del 9. Il grande assegna sul rigore con la numero 9, Yamu. Si permette a casa grande, Tosciuti, Yamu. Per la quale purtroppo non riesco a vedere il numero per via della sua capigliatura sulla schiena. Aria Falter, Giorgia Di Pietro, che manda uno sciagurato passaggio su Sofia Kiesenhofer, che ovviamente non può intercettare la palla. Ecco, adesso comunque il Brissanone è quantomeno di nuovo in completo, mentre è il Casalgrande a dover ancora giocare per 30 secondi in inferiorità numerica. Doppio, doppio, evidente doppio, non rilevato. Ma chi ha mandato questa coppia arbitrale? Confusione a non finire. Adesso i toni si fanno anche più aspri, la partita decisamente diventata molto più fisica. Pasciana, Giorgia Di Pietro,
Sara Hilver si prende, mancano ancora 10 secondi, 5 secondi. È scaduto il primo tempo, c'è ancora un tiro franco che verrà eseguito da Giorgia Di Pietro, però sarà difficile superare la barriera. Sull'8-11 finisce questo primo tempo, punteggio a favore della squadra ospite. Ci fermiamo qua un attimino nella speranza che anche gli animi in campo si calmino un attimino e che il secondo tempo possa essere proseguito in un modo un po' più corretto di questo primo tempo.
sono spronati i contadini. Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brini sta per 100% latte Alto Adige. Nella nostra natura. In Alto Adige, ogni chio di qualità. Come Forst Kronen, ata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ecco, qua è tutto pronto per riprendere la partita sul risultato di 11-9 a favore della squadra ospite del Casalgrande Padana, che ha giocato una bellissima partita approfittando anche dei numerosi errori tecnici e soprattutto in fase di tiro delle brissinesi, partita che poi si è via via innervosita per diverse decisioni arbitrali considerate impropriate da parte dei diretti interessati e che poi ha fatto anche innervosire in modo certamente esagerato le panchine che sono state sanzionate a dovere, ma soprattutto con una decisione che potrebbe avere una rilevanza sull'esito della partita, ossia il cartellino rosso contro Giada Babbo. Dice dunque che oltre alle note defezioni di sue tre punte di forza deve fare a meno anche di Giada Babbo. Vedremo come proseguirà questa partita che è iniziata con il Casalgrande in possesso di palla.
a Marquez che cerca di entrare in penetrazione di Amani. C'è un'incursione dell'ala ospite fermata da Sara Hilbert. Alzata la mano del passivo, vedremo quanti tiri che si faranno ancora, quanti passaggi che verranno ancora consentiti. Si va ad oltranza fino a quando la Marquez riesce a scagliare il passaggio del tiro decisivo che porta nuovamente a più tre le giocatrici giallo-verdi del Casagrande. Casagrande, Gosic di numero 24, Marquez, segno Casagrande con la numero 24, Marquez. Sasana, Giorgia Di Pietro, con Sasana, notevole incursione personale. Anche qua evidente sfondamento non fischiato, palla che finisce nelle mani della squadra padrone di casa, che ora imposta la sua azione offensiva con Di Pietro, Abfalterer, Asciana. Pietro deve stare attenta, fallo su Violetta Vegni, una chiesta la distanza a Sana. Prima che avesse inizio quella bagarre sulla panchina del Brixen con il cartellino rosso della Giada Babbo, bloccata Francesca Franco, 9 metri, Yamin, la Marquez, dialogano le due ragazze straniere. Bloccata da Violetta Vegni. Rossi, Marquez che piazza la palla nell'angolo destro. Casagrande segna la numero 24, Marquez. Francesca Lucchini. Sono nuovamente due le reti di scarto. Adesso serviranno anche le reti di Giorgia Di Pietro. Sondes Hasana, bel servizio su Sara Hilbert che però non riesce a controllare la palla. Nuova occasione sprecata. Direi che errori di questo tipo, errori tecnici, non sono più permessi se l'intento deve essere quello di ribaltare questo parziale saldamente in mano delle ragazze ospiti che dialogano con efficienza, sicurezza. Poi riescono ancora ad andare a segno con la Marquez. Cartella numero 24. Marquez che blocca la Kiesenhofer. C'è un rigore, due minuti che secondo me sono assolutamente esagerati per il fallo che aveva commesso il numero 24, ma tant'è. Come dicevo prima,
le interpretazioni diverse, i falli spesso identici sono un grosso problema per tutti i giocatori, allenatori. A segnare sul rigore e mantenere la sua squadra a contatto con le ospiti, delle quali adesso torna in campo il capitano Ilenia Furlanetto, che anche oggi si sta dimostrando vero faro della squadra, ottimamente coadiuvata dalle due giocatrici straniere in fase di marcatura. C'è un errore di Orlandi che manda la palla oltre la traversa. Sara Hilbert, Apfalterer, Giorgia Di Pietro, che è fortunata a rimanere in possesso di palla. Di Pietro deve stare un po' più attenta nei suoi passaggi, e come anche la Hassana, adesso è un passaggio al vuoto, nel vuoto, che consegna nuovamente la palla alle ospiti. C'è l'allenatore Nessi che si sbraita dalla panchina, chiaramente e giustamente pensieroso di come sta volgendo la partita. Bloccato subito Francesca Franco, che non riesce a girarsi o scoccare il tiro. Rossi, Furlanetto. Parata di Francesca Lucchin, decisamente la migliore delle file delle padrone di casa. Marquez, che si sta dimostrando il pericolo più concreto e più grande della squadra del padrone di casa. 12-15, siamo giunti al settimo del secondo tempo. Hilbert, la Hilbert si conferma tiratrice molto molto insicura, che esalta le prestazioni della pur brava Elisa Ferrari. Però è chiaro che le prestazioni dei portieri dipendono anche dal modo in cui vengono scoccati i tiri verso la loro porta. Marquez, sono 2 minuti per Violetta Vegni, questa volta la decisione sì, arbitrale senz'altro giusta. 2 minuti di esclusione per Vio Vegni. Però è chiaro che il Brixen, giocando in continuazione in inferiorità numerica, non si vede certo avvantaggiata, è in grado di mantenere in equilibrio questa partita. Vediamo. A 4 reti. Oggettivamente il Brix nella formazione in cui si vede affrontare questa partita non ha le chance per impensierire più di tanto la difesa ospite, tanto più che Sondes Hashana viene marcata a uomo. Bu
bloccare la rete di Ferrari. Consideriamo che i tiri più semplici sono quelli che vanno a rete, mentre quelli particolari sono spesso appannaggio della portiera ospite. Francesca Franco riesce a rivincolarsi alla guardia della sua avversaria e a insaccare per il 13-17. Ora dovrebbe essere da Di Pietro ad assumersi più responsabilità in fase offensiva. La segno anche la Vicky di Kohler, fortunata. E gli arbitri imperversano ancora nei confronti del Brixen, mandando nuovamente in panchina una giocatrice. Appena rientra una giocatrice viene subito mandata in panchina la prossima. Vedremo se questo modo si porterà fino alla fine della partita. Marquez non ha difficoltà a imporsi sulla sua diretta avversaria. Per Casalgrande segna la numero 24 Marquez. Casalgrande, è tornata in campo adesso la straniera del Rixen. Però c'è ancora un passaggio sbagliato e allora Marquez non ha difficoltà a segnare nella porta vuota. Adesso pare che la partita stia scivolando definitivamente via del punteggio, sempre a sfavore del Brixen. Di Pietro. Ancora mezzo minuto di superiorità numerica per le ospiti, che hanno, ricordiamolo anche se non sarebbe necessario, saldamente in mano il punteggio. Brava ancora Francesca Lucchini a dire di no all'incursione dell'ala sinistra. Altro, la situazione che è venuta a crearsi consente ad alcune giovani giocatrici di fare un po' di esperienza, così per il numero 32 Kiesenhofer, per il pivot Bicoler. C'è un fallo su Nadia Apfalterer, che appunto in quanto sotto pressione sbaglia lo specchio della porta. Manovrano le ragazze ospiti con la Marquez. Questa volta i cinesi riescono ad opporsi grazie a un bel intervento di Francesca Lucchini. Coach Nessing opta adesso sia quella di togliere il portiere e giocare con doppio pivot. Sofia Kistrofo.
16 e 19 caparbiamente il Brixen si oppone alla strapotenza della squadra ospite. Viene ordinata adesso lo marcamento a uomo della Marquez. Di Charity Yamu viene stoppata da Eder Evegni, 9 metri da Yamu, bloccato il tiro, però c'è la deviazione in fallo laterale, c'è ancora la mano del passivo alzata, sfondamento elevato questa volta a carico di Orlandi. Se n'è andato così mezzo secondo tempo con il Brixen che cerca disperatamente di andare a segno, ma no, così non si può giocare così. Un passaggio sbagliato sul filo agevola l'intervento di Nadia Bordon che non ha difficoltà a insaccare la porta vuota. Difficilmente da capire anche la scelta di coach Nessing. La seconda rete senza portiere. Bellissimo servizio. Sempre 3 il passivo quando sono giocati 16 minuti del secondo tempo. Grande che può permettersi il lusso di lasciare in panchina anche Irenia Furlanetto. Viene fermato da Nadia Bordon che molti anni addietro aveva giocato anche per il Bressanone. Il Casalgrande che adesso chiede un time out. Approfittiamo un attimino di questa pausa per ricordare che la partita di andata era terminata con un eloquente 40-23 a favore del Brixen in trasferta con il Casalgrande che è un comune di 19.000 abitanti in provincia di Reggio Emilia, noto per la sua industria ceramica. Cosa grande che da qualche anno a queste parti sta sempre svolgendo dei campionati egregi, peraltro senza riuscire ad inclinarsi nelle prime posizioni valevoli per giocare i playoff, che però questo potrebbe succedere quest'anno visto come la squadra si è rinforzata con delle giocatrici senz'altro in grado di impensierire qualsiasi difesa. Poi Brixen invece sarà importante andare a recuperare le titolari per poi cercare di
recuperare il terreno perduto. Dialogano la Di Pietro e la Di Pietro questa volta commette un evidente fallo di sfondamento e così va a farsi benedire un'altra azione offensiva. Torna in campo la Furlanetto nella posizione di terzino sinistro. Ci danno il cambio ovviamente da Furlanetto e da Yamu. Pur contrastata, la Furlanetto riesce a centrare la porta. Certa mancanza di idee in attacco, poi ovviamente oltre alle citate assenze di prima manca soprattutto la Giada Babbo e anche la Sonde Sasana non è certo ancora quella di prima dell'infortunio. Altra occasione sfumata, 17-22 il passivo, 5 reti dunque quando stiamo per avvicinarci al 20° di gioco. Passi! Brava! Francesca Lucchin, che oggi è di gran lunga la più costante della squadra bianco-azzurra del Vixen, entra in campo adesso anche Lena di Carlantonio con il numero 44, un'altra giovane del posto, Abfalterer, però quello che serve sono le reti. Fallo 9 metri. Eh no, con tiri di questo tipo non si può di certo pensare di impensierire l'estremo difensore ospite, c'è Nadia Bobon che ormai ha preso il posto di Elisa Ferrari e l'impressione è che la partita sia ormai incanalata in una direzione ben precisa con il Casalgrande che oltre a giocare una bellissima partita ha approfittato di una serie di circostanze ad esse favorevole. Finalmente gli arbitri si accorgono anche di un fallo di passi. Asana. Numeroso il pubblico ha corso quest'oggi ben conscio dell'importanza della posta in palio e che ovviamente sarà molto deluso per come stia andando la cosa. Tagliare le castagne dal fuoco. Ospiti con la Furlanetto che punta la difesa, questa volta però le brissinesi sono più leste a intercettare la palla, Maria Sofia Kiesenhofer che per la verità sembrava
commesso un fallo di sfondamento, questa volta non rilevato dagli arbitri. Sintomatico che Nessi inglassi sulla panchina, giocatrici come la Hilde, che spiace dirlo, oggi non ha per nulla riuscito a compiere quello che ci si aspettava da lei. 17 nel mentre le brisinesi aspettavano il fischio dell'arbitro per un fallo subito in attacco. 17 Rossi ne approfitta per andare a rete. Di Carlantonio al Suana. Sana che cerca disperatamente un varco, prova le pareti, monta a percepire la palla, non c'è nulla a che dire, il Nixel sta lottando con tutte le sue forze contro una ormai come sembra inevitabile sconfitta, però il divario è troppo alto, non è che manchi il tempo, perché in 5 minuti hanno dimostrato anche le partite di Coppa Italia, si possono ancora fare tante cose, però bisogna anche essere in grado di concretizzare poi le situazioni che vengono a presentarsi. Time out chiesto ad Arsenal Nessi nel disperato tentativo di dare un'ultima decisiva carica. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Così sul 7-8 per esempio, dopo essere stato sotto di 5 e poi anche nel secondo tempo ancora, quando è riuscito a portarsi a meno 1 sull'11-12, però questo non è bastato, perché quando Hassan e Cole sono riuscite a ricucire il passivo, le ospiti sono state molto brave a imporre una nuova marcia e andare a segno soprattutto nei momenti delicati con il numero 24 Naomi Marquez. Sulla Marquez da parte di Sofia Kiesenhofer, brava, la Lucchetti, lo fosse il tiro avversario. Come sentite la reazione del pubblico, pare che si stia nuovamente facendo qualcosa come tipo di speranza. È molto attenta la Sana e qualcuno adesso deve andare al tiro. È il sottomano di Giorgio Di Pietro, che chiaramente era necessario per evitare di perdere la palla per via del passivo. Non è andato a buon segno. 3 minuti e mezzo ancora, 3 gol da recuperare. Furlanetto, Diamo, Franco, Ah,
Eriksen. Via ancora Ana. L'allenatore ospite Marco Agazzani chiede il time out per la sua squadra, ben conscio che quella che sembrava una partita ormai saldamente in pugno si sta complicando ancora per le sue ragazze. Meno uno, come detto, adesso la palla è del Casalgrande che dovrà vedere di mettere a segno la prossima azione, se no rischia veramente di vedersi di sfuggire di mano una partita che sembrava ormai già vinta. Onore a Brixen comunque, a prescindere da come andrà a finire, che ha saputo reagire con grinta a una situazione obiettivamente molto difficile. Adesso vedremo se le varie Furlanetto, Marquez e Yamu sapranno andare a segno. Furlanetto, palleggia la Furlanetto. Marquez. Furlanetto. E la palla è persa. Adesso va via la Sotte Susana. Vai adesso. È una bolgia, vedremo chi riesce. Incredibile le serie che si stanno qua a Bressanone. Un Casalgrande che perde palla, chiunque vincerà questa partita avrà da recriminare. Di Pietro, manco minuto avanzante, il pubblico è tutto in piedi, l'aria a perdere. La portiera ospite paga la palla che però rimane in possesso del padrone di casa. Massana, Di Pietro. C'è ancora un fallo sulla Di Pietro. Massana. E adesso c'è il rigore per il Bressanone per un fallo su Violetta Negli. Un finale al cambio palmo che nessuno più si aspettava. E adesso tocca a Sotes Massana di tirare un rigore che potrebbe valere anche la vittoria. Vedremo se la giocatrice avrà i nervi saldi. In porta rientra Elisa Ferrari, grande protagonista di questo inizio partita. Ancora mezzo minuto da giocare. Massana contro Ferrari. E la Massana segna. Però la segna anche la Furlanetto. Incredibile. 24-23 per il Brixen, poi la Furlanetto pareggia e siamo in parità. Che finale di partita, ragazzi! Sono proprio questi eventi che rendono spettacolare lo sport e la pallamano, perché contrariamente ad altre attività sportive dove diversi minuti prima della fine si intravede già il finale, nella pallamano può succedere di tutto fino all'ultimo secondo. Questo è stato constatato una settimana fa a Riccione nelle finali e semifinali di Coppa Italia, e lo stiamo rivedendo oggi qua a Bressanone.
dove il Casalgrande si è fatto rimontare un vantaggio di 5 reti e adesso, quando manca una manciata di secondi, 14 per la verità, per l'esattezza, 10, adesso qualcuno deve andare al tiro. Possibile, la rete di Sonde Sasana viene annullata per non si sa che cosa. Comunque siamo arrivati al 30esimo, vedremo adesso cosa succede ancora, è una partita che non finisce mai. L'ultima parola aspetta adesso al commissario di campo, tutti a protestare. L'allenatore Nessi in fuori di sé, rischia grosso adesso. Cosa succede adesso? La partita non è finita. Staremo a vedere cosa decidono questi due arbitri che non hanno mai dimostrato di avere saldamente le idee chiare. La palla è consegnata al Casalgrande, probabilmente per un ultimo tiro franco a tempo scaduto. E così arriva il triplice fischio di chiusura che pone fine a un incontro a dire poco rocambolesco. I nervi sono a fior di pelle. Un risultato che deve essere valutato alla luce di quello che è successo. Un risultato che sembrava definitivamente acquisito dal Casalgrande e che è stato riacciuffato dal Brixen in extremis, che poi addirittura ha rischiato di vincere anche con il rigore segnato dalla Hassana.